Diego Manti, quinta vittoria consecutiva raccolta a Siena, primo posto da godersi, diciamo, per 3 o 4 giorni prima della partita con Cecina. Diego, che cosa c'è di buono oggi dalla vittoria sul campo della Virtus? Sicuramente il parziale all'inizio che vi ha indirizzato la partita. Sì, innanzitutto sono importanti 2 punti, insomma, perché è una partita come un'altra e dovevamo portarla a casa prima di tutto per la classifica, che ancora non vuol dire niente, però intanto siamo lì e appunto, come hai detto, per questi 3 giorni siamo lì, poi appunto abbiamo Cecina che sarà un'altra battaglia. Per quanto riguarda la partita in sé, sì, bene all'inizio, sono stati bravi ad andare avanti. Non siamo stati magari altrettanto bravi a chiudere la partita nel momento che si poteva chiudere, ci abbiamo fatti un po' credere, loro hanno preso fiducia e sono un po' rientrati, insomma, e quindi alla fine abbiamo dovuto metterci del nostro per portarla a casa. Senti, una decina di minuti però di grande impatto fisico a cavallo fra primo e secondo tempino. Per 7 minuti la Virtus non ha segnato, voi controllo totale dei rimbalzi, grande disponibilità reciproca. Ne avevamo già parlato anche nell'intervista, però questo fatto di imporre la fisicità e di darvi una mano è un aspetto che viene sempre più fuori. Beh, sicuramente sì, noi siamo una squadra che deve fare della fisicità un punto di forza, il controllo dei rimbalzi è altrettanto importante e quando riusciamo a esprimere questa fisicità i risultati si vedono. Se cala un attimo magari abbiamo qualche problemino in più, però poi con la forza del collettivo insomma riusciamo a recuperare anche da queste defiance. Senti, poi ti abbiamo visto anche con quella triple frontale che non è quello che provi di continuo, però è stata importantissima No, perché sì. Sì, eravate in un momento di rottura con la Virtus tornata a -8 e quella, diciamo, che ha chiuso la partita. era importante, diciamo, che la provo. In allenamento tiro tanto con coach Nicolai, insomma, mi fa tirare anche da tre, e quindi non tanto, però una partita quando ce l'ho così a rimorchio, la provo e stasera è andata dentro, meglio così, dai. Senti, su cosa c'è da concentrarci adesso in vista di Cecina, che è una squadra che non è partita benissimo in campionato, però può essere comunque pericolosa. Assolutamente, Cecina è una squadra esperta, completa, giocatori di talento. Non sono partiti bene, hanno perso in casa con San Miniato, quindi verranno a Firenze per provare a fare la partita. Dovremo stare attenti e far valere il nostro fattore campo con le nostre qualità.